Mercoledì 6 maggio ci troviamo al Palazzo delle Stelline di Milano per questo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Il tema della giornata è il design del benessere. Abbiamo cercato di capire quali sono le novità tecnologiche attraverso la voce degli specialisti del settore. Noi ci occupiamo di costruzione piscine, ristrutturazione piscine, tutto quello che riguarda il mondo dell'acqua, quindi gestiamo l'acqua, diamo il servizio ai nostri clienti a 360 gradi. Si parla di piscine come un bene di lusso, vogliamo sfatare questo tabù? Sì, direi di sì, ormai non è più un bene di lusso se non chiaramente nelle piscine di grandi dimensioni. La stessa normativa prevede che le piscine sotto gli 80 metri quadri non sono considerate un bene di lusso e quindi anche dal punto di vista della tassazione non lo sono più, e questo è l'aspetto legislativo. Poi sicuramente sotto l'aspetto economico, con i sistemi moderni di costruzione, i sistemi moderni di gestione e con un abbattimento dei costi generali, ormai gestire una piscina ha un valore medio che permette comunque a molta gente che prima non poteva di iniziare ad approcciarsi al mondo del benessere. Per quanto riguarda gli utenti finali, diciamo che viene sottovalutata molto la gestione dell'acqua, che è una delle cose fondamentali, perché poi è vero che la piscina è bella esteticamente, però poi dopo io personalmente ho un contatto con la mia pelle e con l'acqua, e quindi l'acqua deve essere sterilizzata in modo tale che mi permetta di non prendere batteri, di non ammalarmi, di non rovinare la mia pelle. Nel nostro settore spesso appunto il cliente privato lo sottovaluta: acqua, posso fare il bagno, mentre invece è un aspetto che sta diventando sempre più importante da valutare. Come tutti i settori, anche il nostro settore naturalmente in questi anni ha risentito un po' di quello che è la crisi economica, perché chiaramente una contrazione dei consumi è entrata anche a far parte, ha avuto delle risultanze anche nel nostro settore. Possiamo dire però che quest'anno iniziamo a vedere dei segnali di ripresa, c'è molto interesse da parte del privato che comunque ha ripreso voglia anche di rivalutare i propri immobili proprio accedendo a questo tipo di mercato, quindi siamo fiduciosi per il futuro. Non sarà un futuro fantastico a breve, però sicuramente siamo molto fiduciosi. Questo tipo di convegni sono utili sia per Asso Piscine che comunque anche per tutto il mondo delle piscine. Mette in contatto due elementi: gli architetti, gli ingegneri, i progettisti e il mondo dei costruttori delle piscine, che spesso stanno un po' per conto loro, stanno separati. Invece ormai nel mondo moderno l'unione fa la forza, il connubio tra le due parti permette di arrivare, come poi ne parleremo anche durante il pomeriggio, a quello che è il vero obiettivo finale: la soddisfazione del cliente finale. Se si lavora in gruppo questo lo si può ottenere, spesso se si lavora ognuno per conto suo non si riesce ad arrivare a questo obiettivo, che è l'obiettivo finale per tutti. L'importante della formazione è fondamentale, perché comunque negli anni passati si sono approcciati al nostro mercato degli utenti arrivati da altri settori che non avevano la preparazione corretta, e questo ha creato dei danni e ha creato anche del malumore verso i clienti privati. Noi abbiamo spesso dei clienti che arrivano chiedendoci informazioni, dicendo che l'amico ha avuto delle brutte esperienze, quindi gli ha consigliato di non fare una piscina, mettere una vasca spa, fare un centro benessere. Quindi è importantissimo far sì che il mercato sappia che approcciare una piscina è necessario avere un referente che sia preparato, che sia tecnicamente serio, e questo lo si può ottenere grazie alla formazione, grazie ai corsi e affidandosi a un ente, a un'associazione che ne garantisce l'aspetto, che può essere appunto Asso Piscine.